Piacere per me presentarvi e introdurre il professor Massimo Pinguscio che ci parlerà di Lagrange in Berlino. Buon pomeriggio e grazie al Presidente per aver pensato di invitarmi questa splendida manifestazione. I have been discussing a little bit with our German colleagues who is now on the bottom, and we have decided that I can speak in Italian since we are here in this Italian Academy. On the other hand, I had prepared a few slides in English, and so I think that this is the good compromise. So, first of all, prima di tutto dovrei giustificare me stesso per essere qui. Allora, credo che perché dovrei giustificarmi? Cioè, prima di tutto perché non sono un matematico, sono un fisico e per giunta un fisico sperimentale. E come dire, quindi non sono uno storico della scienza, tanto meno come dire della matematica. E ora perché sono qui? Perché un giorno parlando forse a Roma con il collega professor Rossi e poi con il presidente qui, discutevamo di una iniziativa che si sta svolgendo da alcuni anni fra Francia e Germania, che consiste, ed ecco questa è un'altra immagine della EU, dell'essere europeo di Lagrange, che consiste nel fare una Lagrange lecture in Germania, nella casa che fu abitata da Lagrange, facendola fare a un francese, oppure in Francia facendola fare da un tedesco, con testimone un italiano. Allora, una di queste volte, Sia parlé en allemagne de physique pour le prix Lagrange qui est donné là, ed io ero il testimone e lì dovevo parlare, come dire, di Lagrange, quindi ho dovuto un po' imparare la storia di questo grande. Non mi sento però del tutto estraneo a questa iniziativa anche per un altro motivo, perché qui nel titolo del convegno c'è la parola 200 anni di eredità. Allora qui il fatto è che noi fisici sperimentali usiamo Lagrange adesso, diciamo, cioè 200 anni dopo, cioè non è solo un'eredità come dire, che deriva dallo sviluppo delle sue teorie, diciamo, come spero di farvi vedere, alcune delle cose più trainanti, diciamo, della fisica moderna si fanno proprio utilizzando lagrangiane e robe di questo genere. Quindi iniziamo, questo è appunto lo schemino della casa che è in parte della lunga parte del suo soggiorno a Berlino, fu appunto abitata da, come dire, dalla Lagrange, quindi anche con sua moglie per il tempo in cui appunto ci fu anche lei, e quindi bisogna raccontare di questa bella avventura di Lagrange a Berlino. È giusto per dire subito, diciamo, perché è importante per noi fisici quello che Lagrange ha fatto in Berlino, perché sostanzialmente in Berlino lui ha fatto la meccanica analitica. La meccanica analitica è come dire, la scienza che noi utilizziamo in aspetti, diciamo, freddi o disparati. Ora, naturalmente, il mio compito è molto facile, infatti ho passato l'intervallo di pranzo tagliando un po' di cose, perché stamattina molte, soprattutto l'ultima relazione, molte di queste faccende sono state affrontate, ed allora abbiamo già sentito come i rapporti, come dire, fra Lagrange e Berlino, fra Lagrange e Euler,
dire non solo, partono ben prima, diciamo, del suo spostarsi a Berlino, e difatti il giovane scrive, appunto, scrive a Dulero, abbiamo visto anche di documenti, diciamo, specifici su quelle cose che poi lo stesso Dulero dopo chiamerà, diciamo, calcolo delle variazioni, che appunto lui a un certo punto applica per generalizzare dei risultati che lo stesso Lero aveva ottenuto. Abbiamo già sentito che a questo punto Lero ne parla al presidente dell'Accademia, il quale anche interessato, perché era lui stesso uno che era un po', diciamo, gli piaceva che questa cosa, diciamo, venisse divulgata, dice a De Lero di farsi parte dirigente, di provare a portare la Gramsci da Torino, appunto, in Germania. Quello fu il primo tentativo, e qui la cosa ufficiale è che lui, appunto, non aveva bisogno di grandezza, era una persona che voleva semplicemente divertirsi, come dire, con la ricerca scientifica, e quindi rifiutò, come dire, questa posizione. Al tempo stesso aveva però talmente impressionato il mondo, che fu, appunto, entrò nell'Accademia, come dire, di Berlino, dopo che, appunto, Eulero l'aveva proposto. Abbiamo anche visto di come lui in quell'occasione imparò dell'esistenza, di cosa fossero queste accademie, e quindi poi in fondo quella che sarebbe diventata questa bellissima reale accademia, come dire, delle scienze di Torino. Allora, io scorrendo un po' di biografia scientifica, diciamo, ho preso qua lì le cose che mi piacevano, come dire, da fisico. Allora, certamente una traccia scientifica delle cose che ha fatto Lagrange si può seguire ripercorrendo i vari premi lanciati dall'Accademia delle Scienze di Parigi, a cui lui o veniva richiesto di partecipare, o partecipava o non partecipava, a seconda, diciamo, di come gli andavano le vicende, e comunque, appunto, partecipa a quello sul moto di vibrazione, come dire, della Luna. In effetti parte alla fine del 63, seguendo questo marchese napoletano che si spostava da Napoli, da Torino a Londra, e avrebbe dovuto proseguire con lui. In effetti si ammala, come abbiamo già sentito prima di pranzo, si ferma a Parigi, il che, come dire, non è male, perché conosce un mondo molto importante. E, tra l'altro, nel viaggio di ritorno si ferma e incontra anche Voltaire, che questa è una cosa, come dire, importante per dirla com'era il mondo a quell'epoca, e torna a Torino. Non per molto, perché D'Alembert era rimasto così impressionato, diciamo, da questo giovane, giovane geometra come il nostro presidente, che era stato lì, l'aveva talmente impressionato, e certamente si preoccupava di questo giovane, non tanto perché avesse bisogno di denaro, perché in fondo il marchese aveva dato ordine che venisse, diciamo, ben, come dire, ben seguito dal punto di vista economico, ma si preoccupava del fatto che evidentemente Torino possedeva un tesoro di cui forse non si rendeva conto. E questo è, come dire, può succedere non solo a Torino. Io mi sono laureato in una scuola a Pisa, dove evidentemente non si era capito che Enrico Fermi era un personaggio tale da dargli subito, diciamo, il posto di professore, che invece poi ebbe
25-26 a Firenze, e i quali stessi fiorentini non capivano che avevano a che fare con lui, secondo me. Quindi non è una storia così drammatica che poi, anzi, dietro, cioè, è abbastanza, come dire, generale. Però Darandese ne preoccupa, visita l'Accademia appunto a Berlino, era amico di Federico II, e quindi di nuovo fa in modo che arrivi a Lagrange un'offerta per spostarsi a Berlino. Qui Lagrange sostanzialmente risponde, almeno da quello che ho visto io scritto, dicendo che gli sembrava che Berlino fosse un posto, diciamo, troppo piccolo sostanzialmente per due, cioè per Eulero e Luce, finché c'era Eulero, insomma, non... Però abbiamo già sentito che poi nel 66 abbiamo anche visto la lettera con cui D'Alembert informa Lagrange e Eulero quando stava per andarsene via a San Pietroburgo, e quindi, come dire, riscrive. Ora, qui naturalmente è impressionante vedere come questi grandi capi d'allora avevano bisogno della scienza e della cultura. Evidentemente, a differenza di come si pensa di questi tempi, pensavano che la cultura potesse servire anche per far mangiare bene i propri sudditi, diciamo, che non fosse una cosa inutile. E sostanzialmente Federico il Grande, diciamo, ritiene che il più grande re d'Europa non potesse fare a meno di avere il più grande matematico, diciamo, di Europa. Naturalmente qui a Torino il re cerca di trattenerlo, ma evidentemente il rapporto di forze, immagino anche diplomatico, oltre che gli stipendi, come veniva con molta precisione ricordato, diciamo, stamattina, era decisamente a favore di Berlino. Un aspetto molto importante è che a Berlino Lagrange non doveva insegnare, cioè era libero da compiti, come dire, didattici, quindi poteva dedicarsi totalmente all'attività di... Che succede così? Poteva dedicarsi, come dire, totalmente alla... Va bene, andiamo dopo, basta. E quindi, e questo probabilmente fu anche uno degli altri elementi che certamente, cioè, quest'idea di poter fare ricerca senza, tra virgolette, perdere tempo in didattica, ammesso che sia una perdita di tempo didattico, certamente era più libero. Allora, lì con Google si sarebbe mostrato fino in fondo il rapido viaggio, diciamo, fra due capitali europee, e devo dire che 200 anni fa, in ogni modo, l'Europa diede prova di estrema rapidità, perché più o meno queste sono le date. Allora nel 66 D'Alembert spiega che Eulero appunto stava per andarsene, il 26 aprile gli manda l'offerta del di Prussia, il 3 maggio, da quello che ho capito io, Eulero cerca di interferire offrendo invece una posizione di Russia a Lagrange, ed invece il 21 agosto, appunto, Lagrange parte per andare a Berlino, non con questa via diretta, ma appunto giusto per ancora una volta mettere in evidenza la caratteristica europea e internazionale della scienza, dei rapporti scientifici, fermandosi in strada facendo a Parigi per vedere D'Alembert, a Londra, appunto, il marchese Caraccioli, di cui abbiamo parlato poco fa, poi ad Amburgo, e quindi alla fine a Berlino. E a Berlino, appunto, lui, il 6 novembre, viene nominato, come dire, successore di Eulero nella direzione della sezione matematica. Sembra un mondo, a differenza del nostro, fatto di grandi, che decidono così,
No, non è proprio così, perché un membro dell'Accademia tedesca, Cotillon, appena lui, questo ragazzo, diciamo, fu nominato direttore della classe di matematica, si dimise offeso dal fatto che potesse essere diventato direttore uno che poteva essere suo figlio. Quindi poi la storia evidentemente c'è di tutto, diciamo, veramente, forse ci sono quello di un re. E un'altra cosa interessantissima che ho visto, perché non siamo tutti grandi, siamo anche i piccoli, è la famosa lavoro di didattica sublime che è stato anche ricordato, come dire stamattina, in effetti da Alessandro Papacino D'Antoni, che era uno che anche lui era alla scuola di artiglieria, fu appena la zona Gialdovia pesantemente criticata dicendo che era una cosa inutile, che era metafisica, che non era per nulla buona perché non c'erano applicazioni né di artiglieria né per gli ingegneri, e quindi dismisero, come dire, questo testo, salvo che poi 3 anni dopo lo stesso fece più o meno lo stesso testo, uno col titolo anche abbastanza simile, di fatto semplificando, insomma, facendo finta di semplificare quello che ha già fatto Lagrange, e quindi vendendo, come dire, questo testo. Quindi, insomma, il mondo è fatto dei grandi, dei re, dei grandi scienziati, ma anche, diciamo, delle persone normali come noi, perlomeno come me. Allora, a Berlino ha lavorato su molte cose, diciamo, meccanica, calcolo differenziale, integrale, teoria dei numeri, sistemi di quantili, il suono, i numeri primi, le serie, insomma, c'è una quantità di lavori, come dire, notevoli. Però è interessante questo messaggio, questa lettera che lui scrive nel 69 a Lambert, per dirgli che lui in fondo considerava come suo lavoro migliore quello, appunto, del metodo dei massimi e dei minimi, diciamo, che è stato già ricordato stamattina, cioè, per intenderci, quello che aveva fatto a 19 anni. E allora la storia parte con Eulero, cioè col suo metodo di trovare le linee curve che godono, diciamo, di proprietà di massimi e di minimi, e il problema è che alla fine di questo lavoro Eulero dimostra che una traiettoria che viene descritta da una traiettoria di un punto materiale, diciamo, soggetta a forze centrali, è la stessa, sia ottenendo che l'integrale della velocità moltiplicata per pezzettini, come dire, della curva sia un massimo e un minimo. Questo quanto, appunto, Eulero scriveva, e Lagrange cosa fa? Come dire, estende questo bel teorema a un sistema arbitrario di corpi, e deriva da questa generalizzazione una procedura per risolvere tutti i problemi della dinamica. Io devo dire, voglio entrare in questo tipo matematica, fisico, cosa, diciamo, però questa idea di riassumere in un'unica equazione, in un'unica cosa scritta, qualcosa che possa, come dire, sintetizzare tutto, è una roba, diciamo, che certamente è spesso coltivata appunto dei grandi fisici teorici, che poi hanno successo con questo, quello, cioè, di mettere tutto in una, come dire, in un'unica relazione semplice, come dire, in generale. Nell'80, quindi, quando era ancora a Berlino, torno sulla vecchia questione che abbiamo visto prima nella teoria della vibrazione, come dire, diciamo, della Luna, e su questo, come dire, Laplace a questo punto dice che, insomma, si spertica l'eleganza, la generosità, soprattutto la generalità della vostra analisi. Cioè, questo era quello che sicuramente distingueva diciamo, la grande, diciamo, rispetto, come dire, agli altri, questa capacità di trovare situazioni di soluzioni generali.
continuano pur dalla Germania la storia dei premi di Parigi, e uno gli viene proposto appena lui era andato in Germania, e risponde che il re stesso, diciamo, avrebbe voluto una sua partecipazione a questa gara parigina, perché immaginava che anche Eulero stesse lavorando, come dire, su quel problema. Quindi adesso lui c'aveva in casa, diciamo, e voleva forse, non lo so, fare. Però lui invece dice che quella è un'altra ragione perché per lui era meglio non partecipare, come dire, a quel premio. E poi appunto nel 72 invece, cioè, partecipa al premio lanciato nel 72 sul problema dei tre corpi, che lui vince insieme a Leonero. E naturalmente anche qui lui scriverà, diciamo, considerato il problema dei tre corpi in un modo nuovo e totalmente, come dire, più generale. E questa mattina il presidente dell'Unione Matematica Italiana ci ha a lungo, diciamo, parlato del problema dei tre corpi e di tutti i troiani satelliti, diciamo, che asteroidi, vuol dire, che abbiamo in giro per l'universo. Ma il problema dei tre corpi è un problema centrale nella scienza, in particolare nella fisica. È l'unica cosa, sono due le cose che i fisici sanno risolvere esattamente a tutt'oggi. Una è l'atomo di idrogeno, che è fatto da un protone e un elettrone, quindi due corpi, ed esiste. E l'altro è l'oscillatore armonico, che anche quello si sa risolvere esattamente, solo che non esiste, cioè l'oscillatore armonico nella realtà è sempre, come dire, un'approssimazione. Appena si passa da n uguale a 2 ad n uguale a 3, la situazione si complica, diciamo, non sono possibili soluzioni esatte, oltre che in generale fenomeni tipo caotico, come dire, e quant'altro. E quindi adesso io sono il mestiere di fare il fisico atomico, e volevo dire che il problema dei tre corpi, oltre, come è stato con molto entusiasmo, diciamo, ricordato stamattina, aver individuato che ci sono dei punti di equilibrio, cioè sostanzialmente sono dei punti tali che se il terzo corpo è in uno di quei punti, L1, L2, L3, L4, allora i tre corpi, diciamo, si muovono, ovviamente, ruotano, diciamo, però conservando sempre le posizioni relative inalterate. Questa è la cosa forte. E questo è l'aspetto, chiamiamolo, astronomico, se volete, della problematica, diciamo, dei tre corpi. Però per dirvela, in fisica atomica, quindi esiste la stessa cosa, cioè l'atomo di idrogeno si risolve esattamente sia quando era semiclassico, quando è stata introdotta la meccanica quantistica, quando è stata introdotta l'equazione di Dirac, la relatività, l'elettrodinamica quantistica, tutte queste cose si risolvono sempre esattamente. Il semplice atomo di elio, una cosa in più, che si aggiunge un unico elettrone, non è risolvibile. E allora il metodo del calcolo delle variazioni è, adesso ovviamente con i potenti computer che consentono di fare, diciamo, di calcolare tutti, come dire, i livelli di energia, diciamo, il metodo di calcolo delle funzioni di Lagrange è alla base, come dire, del calcolo di tutte le energie possibili dell'atomo di elio, che poi è l'atomo più semplice dopo appunto quello di idrogeno, e quindi pesantemente, come dire, attuale, queste ricerche che si fa in questi giorni. Le comete, di nuovo, in effetti lui non aveva più voglia di partecipare ai premi a Parigi, perché gli disegni di avere Lucia a Parigi, che insomma, riteneva che tutto sommato ci fossero dei giovani che potevano, però alla fine lui partecipa per l'ultima volta con questa sua ricerca sulla teoria di perturbazioni che le comete possano, diciamo, produrre sull'azione, come dire, con i pianeti, e qui vince una bella somma, credo, perché era raddoppiata,
ora non mi ricordo da stamattina quant'è la conversione, era 4.000 era una bella cifra. Dunque 750 o 900, quindi 3. No, comunque, 4, vince, però divide, poi. Divide per 4 moltiplica per 3. No, era una bella cosa, come 3, però è l'ultima volta che lui partecipa alla, come dire, alla ricerca. E continua a contribuire, diciamo, sempre su questione di movimento, di dinamica, come dire, dei corpi, e fra l'altro ritorna a problemi già affrontati, su problemi già affrontati, tipo da Lambert, da Olero, però dicendo sempre che sono, come dire, diversi i suoi metodi e più generali. Quindi, da come si vede, in effetti lui a Berlino a un certo punto decide di scrivere la Summa, cioè di scrivere il lavoro in cui mette dentro tutte queste sue, come dire, ricerche, i risultati di queste sue ricerche, compresi i metodi matematici che lui era andato sviluppando, diciamo, nel corso degli anni. E questo, infatti, lui scrive alla Plas nell'82 di aver appena completato un trattato di meccanica analitica basato unicamente sui principi delle velocità virtuali. Però, siccome non so ancora se mai e dove potrà essere pubblicato, non mi sto nemmeno affrettando, diciamo, per portarlo a termine. Ora, noi sappiamo che questo trattato fu poi pubblicato poco dopo essere arrivato, come dire, in Francia, e approvato da una commissione che aveva appunto la Blas, Lendland e Condorcet. E lui fa appunto la sintesi, diciamo, come dire, di tutto il lavoro, e di fatto trasforma la meccanica in una branca, in qualche maniera, dell'analisi matematica. E la cosa che mi ha affascinato è vedere come nell'introduzione lui dice: voi in questo lavoro non troverete una figura. I metodi che io ho andato sperimentando non hanno bisogno né di costruzioni né di figure geometriche o di argomenti meccanici, ma soltanto di operazioni algebriche, come dire, che via discorrendo. Cioè questa è veramente, diciamo, come dire, una cosa profonda. Ecco, questa è una immagine, non so se questa sia proprio della prima o della seconda edizione, questa è della seconda, e qui c'è appunto l'indice sostanzialmente del secondo, in qualche maniera, volume, là dove lo applica alla dinamica, che era la cosa poi per noi, come dire, più affascinante. Ad avere vista buona, comunque trasparenza più grande, si vedrebbe che lui affronta il problema del moto della particella libera, di un sistema di particelle che interagiscono soltanto, cioè via discorrendo. Bene, questa tavola delle materie che usa quello che poi noi tutti usiamo come l'operatore di Lagrange, che consiste nell'usare l'energia totale, cioè quella cinetica di movimento che possiede un corpo, più quella potenziale legata alle forze, come dire, di attrazione, invece di prendere l'energia cinetica e sottraendo, come dire, quella potenziale, dicevo, questa dinamica, come dire, che si basa su quell'indice che vi ho mostrato prima, e si basa sul concetto, diciamo, di azione, cioè del fatto che l'integrale, come dire, di questa lagrangiana, diciamo, fra due punti, diciamo, diversi dell'evoluzione, come dire, del sistema, diciamo, debba essere, come dire, stazionario, cioè indipendente dal percorso. E tutto quello poi porta a usare le equazioni di Eulero-Lagrange, che sono anche, come dire, state ricordate, come dire, stamattina. Ma questa è la base, come dire, per procedere, e soprattutto è la base con cui fisica teorica ai suoi massimi livelli, diciamo, che si è occupata di, come dire, di meccanica, in particolare Landau, descriveva, diciamo, negli anni
negli anni 60 del secolo, come dire, del secolo scorso, le problematiche della, come dire, della meccanica. E qui vedo che lì c'è seduto anche un mio vecchio compagno di studi. Spiegherò perché queste cose impressionano, come dire, un fisico. Allora, questo è un pezzo della meccanica, come dire, di Landau, dove, come vedete, riprende esattamente la stessa espressione dell'azione, del fatto che ci deve essere, come dire, indipendenza dal percorso, come dire, seguito, cioè segue praticamente quasi fedelmente i ragionamamenti che lo stesso Landau, lo stesso Landau ci aveva fatto, diciamo, nel suo, come dire, nel suo trattato. E il primo esempio che c'è sul libro di, come dire, di Landau è quello di come si comporta un pendolo. Ora, per i non addetti, un pendolo è una semplice, è una cosa che va su e giù, però ci sono dei pendoli che possono essere fatti con uno snodo, due sbarrette che si concatenate tra di loro, diciamo, e questo appunto si chiama il pendolo doppio. La dinamica diventa molto più ricca perché aumentano, come dire, i gradi di libertà e aumentano le condizioni iniziali e via discorrendo. Questo problema, che discretamente, insomma, non è più semplice, uno affronta certamente ai primi anni dell'università, si risolve con la lagrangiana che sta scritta lì sotto, nel libro di. E qui c'è un problema che forse è un po' il limite che certe volte c'è fra il matematico, il fisico molto astratto e il fisico poi più pratico. Qui Landau risolve il problema scrivendo la lagrangiana, ma non studia tutte le conseguenze a cui avrebbe voluto portare l'equazione di Lagrange applicata al pendolo doppio. E adesso ve ne faccio vedere alcune che sono interessantissime. Allora, questo è... Com'è che è funzionato questo? Ecco. Questo è il pendolo doppio, vedete? Questo è un collega, un professore dell'MIT, che fa vedere come, prendendo questo pendolo doppio e lasciandolo cadere così tranquillamente, oscilla, come, più o meno come i pendoli che tutti siamo abituati, diciamo, a vedere su e giù. Poi vedete, lo ferma e fa notare che c'è questa grado di libertà in più. Allora vedete che ci sono delle oscillazioni in opposizione di fase, questi si chiamano modi normali, quindi vedete che c'è qua. Tutto questo è nella lagrangiana. Poi decide di farlo partire con un'energia molto più alta. Se mette tutti i due bracci orizzontali così, vedete che di nuovo il pendolo va su e giù. Ecco, e qui c'è il fatto nuovo, che adesso avverrà, perché porta i due alla stessa energia, però inclinando il pendolo. Vedete questo che compare? Compare il caos. Cioè, sostanzialmente, nelle soluzioni, come dire, della lagrangiana, del sistema a pendolo doppio, c'era già dentro, come dire, la possibilità di fare questo caos deterministico di cui qualcuno stamattina, diciamo, aveva parlato. E guardate, e vedete come si diverte a far vedere che nel caso di un modo caotico non solo la cosa non ritorni mai nella stessa posizione, ma sia anche sostanzialmente, ecco, inarrestabile. Fra un po' finisce questa lezioncina. Kleppner, tra l'altro, è un fisico atomico di primissimo ordine che si occupa di laser, però essendo che è professore all'MIT, insegna meccanica, scrive di meccanica. Va bene, adesso continuando con la generalità della storia di Lagrange, qui è illustrata un'altra maniera che lo stesso Lagrange peraltro usa per affrontare il principio di Fermat, cioè di come si possano spiegare le leggi di riflessione e rifrazione, come dire, della luce,
con principio che era un pochettino come dire, qualitativo, semi qualitativo, diciamo che il sistema del principio d'azione, diciamo, si può applicare e spiegare quindi anche fenomeni e leggi, come dire, luminose. E dicevo prima che tutto è contenuto in un'equazione, quella di Lagrange. Allora, l'equazione è addirittura, ci vuole poco che sia anche in variante relativistica, e sapete che nella fisica sono le leggi di conservazione, come dire, le simmetrie che determinano, come dire, che determinano tutto, direi. Ed allora, siccome la lagrangiana non dipende esplicitamente dal tempo, allora deve essere, come dire, invariante per un differenziale totale, diciamo, rispetto al tempo, e da qui consegue la conservazione dell'energia, diciamo, il principio di, come dire, di Galilei. Al tempo stesso è anche invariante per frazioni spaziali, c'è questa simmetria delle frazioni spaziali da cui scaturisce la conservazione della quantità di moto, diciamo, quello che adesso noi chiamiamo anche momento, impulso, come vogliamo. E anche invariante per rotazioni, per piccole rotazioni, e da qui scaturisce la conservazione del momento angolare, diciamo, ho detto che un corpo lasciato lì, un certo momento angolare, continua, diciamo, sempre, come dire, sempre là. Ecco, tutto questo è contenuto nella lagrangiana, e qui c'è un'altra, come dire, ragione che, se volete, mi giustifica per essere qui e dire: ma perché mi hanno chiamato un fisico, eccetera. Allora ho riscoperto un quadernino, ahimè, di 45 anni, cioè più o meno era 200 anni dopo, quando Lagrange aveva scritto la meccanica analitica. Queste erano delle lezioni fatte da Radicati, che è un illustrissimo fisico teorico, peraltro piemontese, e che noi tutti in normale aspettavamo, perché era il correre il 68, non c'erano le lezioni praticamente, quindi aspettavamo lui che tornasse e che finalmente ci parlasse un po' di fisica, di meccanica, eccetera. E lui esordì con delle cose di cui nessuno capiva nulla. Questi sono, perché capite, per uno che è uscito dal liceo, a volte anche classico, che cosa sia L una funzione di Q.T. E quindi reagimo in genere molto male, ecco, subito l'impatto, il primo anno di fisica, questo è il corso di fisica, non è un corso di matematica, e qui più o meno, insomma, nella calligrafia stranamente ordinata, come dire, dei tempi andati, si colgono un po' di queste formulette, però questo per dire cosa significa per la fisica, come dire, la lagrangiana, sia a livelli alti ma anche a livelli, come dire, di esordio. Vedete, l'interessante è quell'orbita che la particella descrive, e quando una cosa è universale è per sempre. Ed allora vedete, una roba che mi è divertito vedere è un cielo stellato con tante stelle fisse, però se uno fa uno zoom lì su quella piccola parte dove c'è una stella fissa, in effetti scopre che questa stella fissa sta descrivendo, diciamo, non è fissa, sta descrivendo un'orbita ellittica. E, tra l'altro, le misure ci hanno messo circa 15 anni, l'hanno fatta lì all'MIT, e noterete anche cosa possa voler dire il progresso della tecnologia, per cui è importante ovviamente il rapporto scienza fondamentale, scienza, come dire, tecnologica. Perché noterete che man mano che il tempo passa, gli errori di misura diventano sempre più ridotti, semplicemente perché si riesce a compensare meglio l'effetto, come dire, dell'atmosfera. Però poi, a guardar bene, si scopre che le stelle che fanno queste ellisse, che ricorda molto quello che uno prevede della lagrangiana, sono, come dire, sono più di una, sono tante, e quindi, per farla breve, tutta la storia della dinamica, diciamo, un sistema corpo centrale via discorrendo, serve per individuare che tutte queste stelle stanno in effetti orbitando
intorno ad un buco nero. Cioè, questa è una delle maniere sperimentali con cui si vedono, come dire, i buchi neri dell'universo, e di fatto è sempre, come dire, la stessa storia. Un'altra maniera che i fisici hanno di produrre buchi neri è probabilmente quella di applicare le leggi della fisica all'economia, che l'economia è la cosa dove il buco nero è stata, come dire, davvero definita. Questo però è come dire, è una bella evidenza di una pesante attualità, diciamo, della situazione, come dire, italiana. Vado verso la fine perché, come tutti sappiamo, forma di grande rivoluzione del secolo scorso, probabilmente anche filosofica per certi versi, è stata quella della meccanica quantistica. Dirac è stato uno dei padri, diciamo, uno dei padri più importanti, come dire, della meccanica quantistica, e dice esattamente come una formulazione alternativa a quella di Schrödinger, eccetera, che nella meccanica quantistica si poteva proprio fare utilizzando le lagrangiane, dicendo che sono tutti e due ovviamente molto legati l'uno all'altro, però a lui piace proprio di più l'utilizzo della formulazione lagrangiana, perché lui dice che è più facile esprimerla cioè anche, come dire, in presenza di sistemi relativistici. Poi, come sappiamo, dire che è quello che appunto ha risolto il problema della meccanica quantistica dell'atomo di idrogeno combinato con la relatività. Ma non solo Dirac, la meccanica quantistica che è alla base di tanta fisica moderna, ma anche l'elettrodinamica quantistica. E quindi qui da Dirac si parla, qui sta facendo una carrellata di tutti i più grandi fisici teorici, diciamo, vissuti di recente. E questo è Feynman, che appunto usa il concetto di path integral, cioè per andare, come dire, da un punto A a un punto B, diciamo, facendo l'integrale, e scopre che che sono infinite, diciamo, le traiettorie per andare, come dire, da A a B, e quindi la traiettoria poi vera è un pochettino la somma, diciamo, di tutte quelle traiettorie quando interferiscono, come dire, costruttivamente. E quindi tutta l'elettrodinamica quantistica, diciamo, che è quella scienza con cui anche il campo elettromagnetico si quantizza, come si quantizzano le energie degli atomi e degli oscillatori, come dire, armonici, si basa sul formalismo, che fa un uso pesante della lagrangiana, vedete lì come viene descritto, e soprattutto la lagrangiana è quella che dà il limite classico della meccanica quantistica. Cioè, in meccanica quantistica, per andare da A a B, c'è una costante di Planck, H, che crea una incertezza intorno alla traiettoria, che fa sì che se uno sta in quella fascia, diciamo, gli sfasamenti che vengono dati dal rapporto fra la lagrangiana ed H tagliato, diciamo, siano tali da avere un'interferenza, come dire, costruttiva. Nel caso che H vada a zero, che come sapete è il limite per cui la meccanica della relatività, diciamo, diventa, come dire, di meccanica classica, allora questa incertezza si riduce e la traiettoria ritorna ad essere, come dire, quella classica. Allora, elettrodinamica quantistica, cromodinamica, modello standard, tutte queste cose vengono tutt'oggi trattate con i metodi, diciamo, lagrangiani, e il Lanshift, il momento anomalo magnetico dell'elettrone, è uno dei corsi più belli, diciamo, di fisica teorica, che appunto faceva Cavigo, ora non c'è più, ma poi Magliani e altri, che proprio fa un uso molto pesante, come dire, del formalismo, come dire, di Lagrange. E queste cose che quindi si ottengono con quel formalismo sono sostanzialmente le misure, diciamo, più precise che attualmente sono le teorie più verificate attualmente
dalla, come dire, dalla fisica, dalla nostra fisica. Siccome sono cose esatte, significa che eventuali deviazioni lo portano poi in genere, come dire, alla scoperta, come dire, di nuova fisica. Quindi Lagrange è presente nella frontiera attuale, come dire, della fisica. Chiudo con la conservazione dell'impulso, che era una delle proprietà della lagrangiana, che era invariante per traslazioni spaziali. L'impulso, vabbè, non funziona, non importa, si conserva anche se un atomo urta con un fotone, che è una particella. Facendo questo si riesce a raffreddare la materia, per cui le particelle, atomi, vanno a temperature talmente basse che si comportano come onde. L'onda è sempre più sparpagliata, più estesa, quanto più bassa è la velocità, che lì è il denominatore, cioè quanto più freddo è, come dire, l'atomo. E questo perché si conserva l'impulso. Ed allora noi sappiamo che due onde di luce possono interferire, e nella parte di sopra della trasparenza ci sono due fasci di luce che interferiscono e fanno le frange chiare scure, come dire, tipiche dell'interferenza. Questi sono, come dire, gli esperimenti più base della, diciamo, di tutta la fisica moderna. Ebbene, adesso queste cose si fanno anche con la materia, con gli atomi. La figura di sotto, questi chiari scuri, non è fatta di luce, ma è fatta di atomi che arrivano o non arrivano, che si stanno comportando come onde perché sono diventati freddi, sono diventati, come dire, molto freddi. Anzi, in effetti sono due condensati di Bose-Einstein, che è questa cosa che succede quando si arriva molto vicini, come dire, allo zero assoluto. La cosa apre scenari nuovi, perché se voi fate un interferometro con gli atomi hanno una massa, sentono la gravità. Quindi un mio collega di Stanford riuscì ad avere soldi infiniti dal governo americano per cercare, perché diceva che avrebbe potuto cercare Osama Bin Laden quando si supponeva che fosse nascosto nelle grotte, se ricordate, in Pakistan o Afghanistan, perché uno può fare dei misuratori di gravità talmente precisi, diciamo, sensibili, da poter vedere se sotto c'è o petrolio oppure ci sono cose calde. Ma la cosa più incredibilmente importante è che per fare la trattazione esatta, diciamo, di questi interferometri fatti non con la luce ma con, come dire, con gli atomi, come vedete, ancora una volta si usa l'operatore di Lagrange, diciamo, nelle sue. Quindi, come dire, 200 anni dopo, l'eredità nella fisica, persino nella fisica che è oggetto dei premi Nobel che vengono dati così bene per la fisica, cioè il condensato di Bose-Einstein ha preso il primo Nobel del 2001, diciamo, l'interferenza di genere del 2005, ci sono robe che usano pesantemente, diciamo, il formalismo, come dire, di Lagrange. Bene, a questo punto sì, queste sono le frange fatte con gli atomi. A questo punto volevo rapidamente tornare quindi su questa fine triste, un pochettino accelerata, del soggiorno a Berlino, come dire, di Lagrange, perché prima muore la moglie, poi muore, come dire, l'imperatore, poi appunto sappiamo che va a Berlino, e sappiamo anche che la Prussia non solo gli aveva dato uno stipendio, come dire, importante, la possibilità di lavorare come voleva, eccetera, ma gli dà anche una pensione che lui continua a riscuotere. La cosa tristissima, come abbiamo sentito di nuovo anche stamattina, è che quando lui muore, i francesi lo portano al Pantheon, diciamo, in Italia, diciamo, si reagisce subito, diciamo, un problema della della sua morte, invece a Berlino nulla succede. E questo è drammatico, diciamo, è drammatico perché questa bella immagine quindi di Europa che funziona così tanto bene, che non gira, che scambia, eccetera, eccetera, può essere pesantemente offuscata da possibili folli, diciamo,
ritorni a, a cose spiacevoli. Per ora l'Europa significa moltissimo e io ovviamente non ho parlato di mia ricerca, ma nel laboratorio dove lavoro c'è un miscuglio di studenti, di gente che viene da molte parti, come dire, anche europee, diciamo, i finanziamenti sono europei e quindi il mio orgoglio, anche un pochino riprendendo quanto stamattina hanno detto in tanti, a partire dai colleghi francesi, tedeschi, come dire, del nostro ministro, è che si abbia ben chiaro che forse la lezione più bella che ci ha dato la Gramsci è di questo, diciamo, viaggiare, scambiare idee, diciamo, da una parte all'altra, e speriamo proprio che le cose possano motivare. Me ne fermo qui. Ringrazio il dottor Inguscio per la sua bella conferenza e vorrei tutto dare adesso la parola a